fiori nell'aria qui. Fiori. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Non ho capito. Qualcosa non va. Mi gira la testa. Oh no. Oh no. È troppo tardi. È troppo tardi. Morirai. No, deve essere un sogno. Non è reale. Non può essere. Non fermarti. Papà, no, non può essere. No, un attimo. Un attimo, dove sono? Fin dove arriva questo sentiero? Vieni! Non può essere vero, non è lui! Papà, basta! Oddio, no, devo andarmene! C'è una verità dietro ogni leggenda. Voglio andarmene, ti prego. No, no, non può. Chi sei? Che cosa vuoi da me? Basta! Diavolo, smettila! Torni. Buongiorno. Ti prego. Chi sei? Vieni a vedere. Subnorgoa,
su, catalo! Oddio, no! Vieni, tuo padre ti aspetta! Sì, sono qui, credo. Cos'è successo? È iniziato a tossire, hai detto qualcosa sui fiori e il polline e poi non ho più sentito nulla. Credevo che la strega ti avesse uccisa. Credo di aver avuto delle allucinazioni. Oddio, lo spero. Allucinazioni? C'è un fiore nella valle che può far venire le allucinazioni, ma gli effetti sono troppo deboli. Hai idea di che posto sia questo? Vedo condotti e tubature. Sembrano sovietici. Deve essere l'avamposto costruito dai sovietici per studiare le rovine. Mia nonna era una studiosa e la portarono qui per aiutarle con le loro ricerche. Quella fu l'ultima volta che il nonno la vide. Ci fu un solo superstite, un ufficiale che venne ritrovato alcune settimane dopo. Disse che la sua era costretta a fare cose contro la loro volontà. Qualcuno è stato qui, di recente. Hanno costruito sopra le rovine. Cosa vedi? Una distilleria improvvisata. C'è lo stesso odore di fiori. Merda! Ma certo, raffina il polline per usarlo come arma. Non c'entra niente la magia, Nadia. È solo una persona molto intelligente. Ma aspetta, se fosse una persona come noi, il polline non avrebbe effetto anche su di lei. Se ha un modo per contrastarlo, possiamo farlo anche noi. Non ho mai stretto mia figlia tra le braccia. Me l'hanno portata via sul tavolo operatorio. Ho cercato di ribellarmi, ma sono in tanti e io sono debole. Poi mi hanno trascinata via, dividendo i nostri tre cuori. Mi hanno portata in una valle nascosta, dove ci sono delle rovine antiche. Mi dicono che se collaboro, potrò rivedere la mia famiglia. Non mi fiderò mai di questi mostri, ma non ho un piano migliore. Ci sono degli strani fiori. L'esposizione al polline ha effetti strani sui miei carcerieri e per questo non andranno oltre il nostro piccolo avamposto. Mi hanno portata qui nella speranza che la mia esperienza in campo botanico possa essere utile per trovare un antidoto. Alla fine lo Stato ha trovato il modo di usarmi.
Annuisco e sorrido. Recito la parte. Ma non mi distruggeranno di nuovo. Per mia figlia, per Ivan, io vivrò. Devo trovare il modo di attraversare quella porta. Passate settimane da quando quei bastardi mi hanno trascinata via dal gulag, strappandomi a Ivan e a mia figlia per portarmi in questa strana valle. Vogliono che trovi il modo di contrastare gli insoliti effetti del polline che è presente nell'aria. Credo di aver trovato la formula giusta. Un estratto ricavato dai baccelli della pianta. Il fegato di animali che si cibano dei fiori e ne hanno metabolizzato le tossine. Un derivato della fenotiazina. L'ultimo ingrediente è un rischio. Ne tengono grosse quantità nel gulag, dove lo usano come insetticida. È possibile che agisca come un rudimentale antipsicotico, data la sua somiglianza chimica con altri composti che ho studiato, ma potrebbe anche essere velenoso. Proverò il miscuglio su me stessa questa sera. Ho trovato qualcosa. Uno dei prigionieri ha scritto una formula che potrebbe contrastare gli effetti del polline. Deve essere di mia nonna. La strega l'ha uccisa e ora ci aiuterà a salvare mio nonno, proprio come in una delle sue storie. Nadia. Abbi fede, Lara. Torna alla base sovietica dove ci siamo incontrate. Ti aiuterò a cercare quello che ti serve. Non ho parole per descrivere ciò che ho appena visto. Sono entrata.
il suolo. Questo era una specie di santuario. I pellegrini venivano qui per dimostrare il loro rispetto. Questo doveva essere un incensiere. Veniva usato per bruciare l'incenso, ma è stato modificato. Meditazioni scritte. Un luogo di riflessione.
Ok, Nadia, sono tornata alla base. Da dove inizio le ricerche? Bene, per prima cosa i baccelli. I fiori crescono nelle grotte lì intorno. Non sono abbastanza da farti star male, forse puoi raccoglierli senza problemi. Il fegato è facile da trovare. I cervi si nutrono dei fiori. Dovrei solo scovarne qualcuno. Per l'insetticida credo di sapere dove trovarlo. Il nonno mi ha insegnato a leggere il russo. Darò un'occhiata ai registri delle attrezzature per cercare di capire dove lo tenevano. Ti avviso quando lo trovo. Va bene. Nel frattempo inizio a raccogliere gli altri materiali. Sono i fiori. Mi servono solo i baccelli. Thank you.
Lara, questo potrebbe interessarti. Ti metto in collegamento. La squadra Bravo è ancora dispersa. Non abbiamo più ricevuto comunicazioni dopo la richiesta di soccorso. Dobbiamo inviare una squadra di recupero. Completate il pattugliamento della base sovietica e cercate tracce della nativa. Deve essere collegata alla scomparsa della squadra Bravo e ci servono più informazioni prima di inviare altri soldati. Ricevuto. Riesci a nasconderti? Sono in uno di quei vecchi rifugi. Fuori ho preparato delle trappole. Nella peggiore delle ipotesi, sotto c'è una galleria che posso usare per scappare, ma devo ancora finire di leggere il documento. Lara, tutto questo per te è normale. Io non sono abituata a essere inseguita da persone che vogliono uccidermi. Non credo ci si possa abituare a queste cose. Cerca solo di fare attenzione. È russo, senza dubbio. Sembra indicare un luogo nelle vicinanze. Più di questo non riesco a capire. È russo, senza dubbio. Sembra indicare un luogo nelle vicinanze. Più di questo non riesco a capire. Thank you.
Ti sei occupata della grotta. È sicura? La grotta è sicura. Vai, lì non correrai rischi. Grazie. Ecco, prendi. Jacob ci ha chiesto di aiutarti a proteggerti. Sei stata tu ad aiutare noi.
dare un'occhiata. Torno subito. Confermo. Ci stanno attaccando!
biblioteca degli appunti della nonna. Fenotiazina. Dovrebbe essere questa. La tenevano nei piani inferiori della cucina per usarla contro le termiti nella stagione estiva. Nadia, sei sicura che si tratti della stessa sostanza? Sono sicura che è la sostanza presente nella ricetta della nonna. Questo non vuol dire che sia sicuro berla. Credo che presto lo scopriremo. Arrivo. Daniel, la forgia del profeta. Le città non si costruiscono solo con i progetti. Ci vuole il materiale e ci vuole qualcuno che sappia costruire. Questo qualcuno era Damien. Dicono che sapesse creare un mattone da una manciata di terra e una scatola. Dicono che la sua abilità fosse un dono divino. È la sua mano che ha dato forma ai sogni dell'architetto.
Ciao. Ila. Molti dei nostri furono costretti a lavorare nelle miniere. Hanno continuato a morire di strane malattie anche dopo la cacciata dei sovietici. In tutta la valle ci sono luoghi contrassegnati da campanelli e totem. Sono stati i nostri avi a farlo. Ti consiglio di stare alla larga da quei posti. Una foto di famiglia. Sono russi, fine anni 50. Forse uno di loro era imprigionato qui.
barile di petrolio. Amore mio, perdonami. Era da tanto che avrei voluto scriverti questa lettera, ma sono stato molto occupato al lavoro. Quando arriverai, ci sarà una casa pronta ad accoglierti con tutte le comodità che ci siamo lasciati alle spalle. Ci aspetta un compito difficile: progettare e dirigere la costruzione di una struttura che servirà per portare l'acqua al nostro popolo. Ma tutto questo lavoro verrà ripagato quando rivedrò te e i nostri figli. Qui creeremo un nuovo mondo, uguale a tutto ciò che hai lasciato per seguirmi. Non sarà stato invano finché io e te stiamo insieme.